Buonasera, ben ritrovati e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Sono 8.561 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Italia, 420 i morti nelle ultime 24 ore, così come conferma il bollettino dell'unità di crisi della Protezione Civile Nazionale. Sono 143.116 test per Covid molecolari antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri, secondo i dati del Ministero della Salute, erano stati 216.211. Il tasso di positività continua lievemente a salire, ora al 5,98%, ieri era 5,3%. L'incremento delle vittime porta il numero complessivo a 85.881. In base ai dati del bollettino, gli attualmente positivi in Italia sono 491.630, con un calo di 7.648 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia sono invece quasi 2 milioni i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 15.787. Salgono ancora invece i ricoveri in terapia intensiva e tornano a crescere anche quelli nei reparti ordinari. Sono 2.421 i pazienti ricoverati, 21 in più nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Ingressi giornalieri ordinari, secondo i dati del Ministero della Salute, sono invece 150. Nei reparti ordinari sono ricoverati 21.424 pazienti, in aumento di 115 unità rispetto alla giornata di ieri. Consueto bollettino di oggi anche dall'unità di crisi della Regione Campania dei casi positivi Covid del giorno. Sono 754, di cui 24 identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 723 e sintomatici 7. Sintomatici e asintomatici ovviamente si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. I tamponi del giorno sono 8.384, di cui 761 antigenici, per un totale positivo di 214.776, di cui 706 antigenici. Deceduti 20, di cui 7 nelle ultime 48 ore e 13 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale di 3.618. I guariti sono invece 646, per un totale di 148.085. Parliamo anche del report dei posti letto su base regionale. Quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 105. I posti letto di degenza disponibili, 3.160, occupati 1.455. È stato intanto confermato il primo caso di variante brasiliana Covid in Italia. È in corso di valutazione presso l'ospedale di Varese. Si tratta di un uomo rientrato nei giorni scorsi dal Brasile all'aeroporto di Malpensa via Madrid, risultato positivo al tampone. Il soggetto è in buone condizioni di salute, ma in via precauzionale è stato ricoverato per accertamenti. I familiari del paziente sono tutti stati sottoposti al tampone e sotto sorveglianza da parte di ATS in Subria. Sono state adottate tutte le misure di sanità pubblica previste dai vigenti protocolli sanitari per il controllo della diffusione della variante brasiliana sul nostro territorio. Ad oggi la situazione è infatti sotto controllo. In relazione alle notizie e alle immagini pervenute all'unità di crisi e alle relative verifiche effettuate, che testimoniano diffuse situazioni di assembramento davanti agli istituti scolastici in questi giorni, l'unità di crisi della Campania invita i sindaci a predisporre mirati servizi di controllo da parte della Polizia Municipale, in particolare nelle fasi di ingresso e uscita degli alunni e degli studenti degli istituti scolastici. L'unità di crisi ricorda che occorre mantenere alta la guardia contro i contagi e che la situazione generale deve assolutamente invitare tutti al rispetto dei protocolli di sicurezza e in generale ad osservare comportamenti prudenti e responsabili. Un medico in servizio in pronto soccorso in un ospedale pubblico della provincia di Brescia è stato arrestato questa mattina e posto ai domiciliari dai carabinieri del NAS. È sospettato infatti di omicidio per aver intenzionalmente somministrato ai pazienti affetti da Covid-19 farmaci a effetto anestetico e bloccante neuromuscolare, causandone la morte di due di loro durante la cosiddetta prima ondata pandemica. Tre salme sono state esumate per essere sottoposte alle indagini di natura autoptica e tossicologica.
Le indagini hanno rilevato all'interno di tessuti o organi di una di loro la presenza di un farmaco anestetico miorilassante comunemente usato nelle procedure di intubazione e sedazione del malato, che però, se utilizzato al di fuori di specifici procedure e dosaggi, può determinarne la morte. Peraltro, cosa ancor più grave, nelle cartelle cliniche dei deceduti oggetto di verifica non compare assolutamente la somministrazione di quei medicinali, indicate invece nelle cartelle di pazienti poi effettivamente intubati, tanto da ipotizzare a carico dell'indagato anche il reato di falso in atto pubblico. A seguito di una settimana per errore in zona rossa è partita una vera e propria querela tra la Regione Lombardia e il governo italiano. Il governatore Fontana, supportato anche da Letizia Moratti, ha confermato che l'errore è giunto da Roma e sono quindi partite le attività per chiedere il risarcimento, ma dalla cabina di regia Silvio Brusaferro ha risposto per le rime. Inaccettabili queste polemiche, dichiara. Hanno modificato i dati, mandato un'email chiedendo il ricalcolo dell'indice RT della settimana precedente. I sistemi di calcolo sono gli stessi da 36 settimane ad oggi, prima delle firme delle ordinanze. I dati vengono sempre inviati alle regioni, ma prima del 20 gennaio non è giunta alcuna richiesta di chiarimenti da parte della Lombardia. Non ci sarebbe stato alcun problema, conclude, a rifare questi calcoli. Cambiamo argomento. Da questa mattina è entrata in funzione la collina di Argo, struttura di via Jan Folla a Napoli, destinata ad accogliere fino a 100 cani. Circa 600 metri quadri con ampio parcheggio, 37 box di varie dimensioni, aree verdi all'esterno, sale per visite veterinarie, pet therapy e toilettatura negli spazi interni. Ascoltiamo tutti i dettagli nel servizio e le voci dei protagonisti. Nell'ambito di un progetto di salute, perché ormai si è stabilito che la salute delle persone, degli esseri umani, non può prescindere da quella dell'equilibrio degli ecosistemi e quindi degli animali che sono presenti nella città. Finalmente diamo il via a questo progetto, l'apertura di un canile comunale, il primo della città, un luogo di transito per gli animali ospitati, centro di interesse per la collettività. Il canile segue sostanzialmente il modello di canile dinamico, quindi un luogo deputato al recupero psicofisico degli animali ospitati in vista dell'adozione. La Fondazione Cave Canem è intervenuta per portare avanti un percorso di facilitazione e supporto dell'amministrazione comunale. Diviene finalmente funzionale, è un'opera che abbiamo cominciato a realizzare un po' di tempo fa, ma oggi è abitata dai suoi naturali e abituali abitanti, che sono i cani. Quindi una notizia straordinaria per la nostra città, come potete vedere, in un posto bellissimo, gestito alla meglio, ed è un segnale di grande civiltà in un momento in cui c'è bisogno di segnali di vita importanti. Rispettare gli cani, rispettare gli animali non è perché si è buoni e sensibili, ma perché si è intelligenti. Consueto aggiornamento della situazione pandemica in terra di lavoro da parte dell'ASL di Caserta. Con il recente bollettino si certificano 101 nuovi positivi, ai quali si aggiungono 168 guariti e 9 deceduti. Il bilancio totale dei positivi scende quindi di 76 unità. I tamponi processati sono stati 1.008 per un tasso di positività un po' in risalita, fino al 10%. La città che fa registrare il maggior numero di attuali positivi è Maddaloni, con 269 a rischio zona rossa, seguita da Caserta con 167 e Marcianise con 159. L'andamento della curva pandemica preoccupa particolarmente la comunità di Teano, con il sindaco locale Dino D'Andrea che ha deciso di disporre la chiusura di tutti gli istituti locali per ben 15 giorni. In virtù della didattica in presenza, dichiara, avevamo messo a disposizione personale scolastico, alunni e famiglie, gli strumenti necessari per tutelare e garantire un rientro in sicurezza. E oggi, dopo tante chiacchiere e lamentele delle famiglie, si attesta che il numero di screening effettuato presso la collina Sant'Antonio è nettamente inferiore. E questo è sconcertante a dispetto della realtà dei numeri Covid, ed è anche per questo che ci troviamo circa 200 persone in isolamento fiduciario, e tra questi ci sono 24 bambini di Teano Centro e 19 di altri due plessi dei borghi.
E allora, cari concittadini, prosegue, visto che attraverso riunioni e aggiornamenti con l'UOPC si è venuto a conoscenza che l'RT è superiore a 1,5, si è reso necessario chiudere per almeno 15 giorni tutte le scuole di ogni ordine e grado sul nostro territorio, in quanto ad oggi abbiamo nel nostro comune almeno 3 focolai scolastici. Vi esorto, conclude ancora una volta, a rispettare le norme igienico-sanitarie per il bene della pubblica salute. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato questo pomeriggio, ampliato l'allerta meteo in atto sull'intero territorio per forte vento e mare agitato con possibili mareggiate. È previsto infatti un peggioramento che soprattutto sui settori meridionali della regione porterà nuove precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale che in considerazione dell'innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua dovuto alle condizioni meteo già dei giorni scorsi ha fatto scattare l'allerta di colore giallo che resterà in vigore fino alle 6 di domani mattina. Proseguiranno infatti nel corso della giornata venti forti con raffiche sull'intero territorio regionale che andranno via via attenuarsi a partire dalla serata, quando sui quadranti meridionali si verificheranno precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale. La Protezione Civile della Regione Campania quindi raccomanda alle autorità competenti di prestare la massima attenzione al rischio idrogeologico anche in assenza di precipitazioni. E segnala tra l'altro la possibilità di caduta bassi o fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili di tutto il territorio. Parliamo come di consueto nel finale del nostro TG anche di sport. Un brutto Napoli crolla al Bentegodi di Verona per 3-1, inutile il vantaggio partenopeo con Lozano dopo 8 secondi e sfrutta al meglio un errore di Di Marco. Gli scaligeri di Juric reagiscono e trovano il pari con lo stesso Di Marco. Nella ripresa gli azzurri però cedono il passo definitivamente agli avversari. Prima Barak, poi Zaccagni, obiettivo di mercato azzurro, che siglano il 3-1 finale. Sconfitta pesante per i partenopei che restano sesti in classifica a 34 punti, anche se con la partita da recuperare contro la Juve. Ad analizzare il bruttissimo KO è Gennaro Gattuso sul banco degli imputati. Abbiamo mantenuto il piano partita solo nella prima frazione, dichiara, quando abbiamo giocato in verticale. Dovevamo chiudere la gara subito. Ho io le colpe, nel secondo tempo abbiamo preso le distanze e le misure. Abbiamo concesso troppo al Verona, spazio e gioco fisico, ci manca la continuità nei 90 minuti, questa cosa va migliorata. Lozano sta facendo bene da tempo ma conta la squadra. E su Insigne sono contento che la gente gli stia vicino, ma ha bisogno dell'affetto di tutti e deve assolutamente voltare pagina. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi, come ogni lunedì alle 21.30 una nuova puntata di Zanzara d'Inchiostro. Invece a domani mattina alle ore 6.55 con il live della nostra rassegna stampa. Buona serata!